La cosa che mi preoccupa e che spesso dico è quello di non confondere le persone che veramente vanno aiutate e scappano dalla guerra con le altre, perché questo per me è il vero crimine che si fa soprattutto per le persone che vanno aiutate. Mixarle e unirle a persone che sono migranti economici, che ci sta, che decidano di fare un viaggio per migliorare il loro stato di vita e tutto, però dovrebbero fare ovviamente in modo legale, non come lo stanno facendo ora, perché se mixiamo le due cose, anche quando parliamo di minori non accompagnati in Italia, molti in realtà sono ragazzi che hanno 17 anni, non sono questi bambini che poi vediamo da queste immagini, i bambini che vediamo morire in Siria, che andrebbero aiutate, e quelli spesso non riusciamo a aiutarle. Portare delle persone qua che poi dopo facciamo finire nelle mani della criminalità organizzata, perché se questa è la soluzione, riempirci di migranti economici, che poi dopo tanto non riusciamo a dare una prospettiva di vita, perché facciamo fatica a darla a molti italiani, e li facciamo finire nelle maglie della criminalità organizzata, dovrebbe farci sentire meglio. A me non mi fa sentire male.